Mauro Feltrinelli al Salone di Genova. In un paese dove credo che ci siano più cantieri nautici che parcheggi in centro a Milano, come si fa a convincere la gente che un cantiere austriaco è la scelta giusta? Senti, pensavo stessi parlando di Austria, ho detto non ci sono così tanti cantieri nautici, ho detto dove vuole andare a parare. Ho un'idea un po' bizzarra, secondo me portando le barche austriache in Italia ho fatto un favore alla nautica italiana. Quando io ho cominciato con Frauscher, 2003, in Italia non c'era nessun cantiere che destinasse una parte della sua base nella ricerca e sviluppo delle barche piccoline per lanciarle come prodotto di lusso. Un mio vecchissimo amico che era Hans Frauscher, cioè i Frauscher, la famiglia Frauscher, in Austria per una questione di contingenza proprio. E la racconto brevissimamente, sui laghi austriaci, sui laghi tedeschi e tanti laghi svizzeri la navigazione a motore è proprio vietata, per cui si deve andare elettrico. E le barche elettriche una volta erano solo quelle dei noleggi, sai, i pedalò col motorino elettrico, col trasterino piccolo dietro, quindi barca anche poco costosa, la batteria da macchina. Però questi qua, i clienti Frauscher, gli ordinavano barche anche per la loro villa sul lago austriaco, sul lago tedesco, sul lago svizzero. Una villona con tanto di posto barca, di servitù e quindi con esigenze anche importanti. E Frauscher costruiva barche molto belle, però di dimensioni contenute perché dovevano stare dentro la darsena e col motorino elettrico, quindi molto leggero. Io ero alla ricerca di questa barca particolare per il mio laghetto nel lago di Garda che vedeva crescere la targa della clientela e ho pensato che forse se Frauscher con questa abitudine a costruire barche piccole ma di grandissimo valore l'avessimo portato a fare i motoscafi con motore a scoppio normale avrebbe potuto essere un successo e cavoli, avevo ragione, è successo così. E quindi credo di avere da questo punto di vista sicuramente raggiunto l'obiettivo. Un Frauscher costa tanto perché è fatto bene o è fatto bene perché costa tanto? Costa tanto perché è fatto bene. Abbiamo provato a farlo costare poco, veniva la ciofeca proprio. Con queste barche abbiamo reso la vita difficilissima ai laminatori. Per seguire ogni riga, ogni anfratto, questi sottosquadri. Il designer li ha chiesti, il cantiere li ha messi sulla carta, li ha riportati poi sui modelli e poi quando andiamo a lavorare con Polifaser, con quelli che ci devono laminare la barca, questi si mettono i capelli e dicono cavoli, e noi come facciamo? La barca è bella così, facciamola. Tecnologia sempre solo il massimo dei massimi, su questo costo mettiamo solo il meglio che c'è sul mercato. E alla fine viene il conto della spesa e dice qua ragazzi non possiamo uscire a meno di questo, cosa facciamo? Magari se ne frega, tanto siamo noi che vendiamo e ci sono i concessionari che si mangeranno qualche modo. E devo dirti la verità che fino adesso sta andando bene, speriamo che continui così. Che cos'è che cambieresti, non dico nelle barche tue, ma nell'approccio alla nautica? Che cos'è? Permettimi una battuta, mi odierà qualcuno ascoltando questa intervista. L'ho già cambiato, quello che volevo cambiare l'ho già cambiato. Ho riportato l'attenzione al pubblico sulla barca piccola rendendola un bene di lusso. Ma non lusso perché costa caro, di lusso perché ti senti appagato quando ce l'hai, no? L'obiettivo, cavoli, finalmente. Abbiamo riportato la barca nella dimensione anche contenuta, però top di gamma.